Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro. E io sono Cosmos. E oggi con grande gioia proviamo la versione europea di Persona Q2 che sì, purtroppo non è stata tradotta in italiano. Partiremo direttamente dal salvataggio di Cosmos per non annoiarvi. Un salvataggio a caso, in realtà. Esatto, un salvataggio a casissimo per non annoiarvi e farvi vedere direttamente parti di gameplay. Andremo a vedere allora, per bene il gameplay. Partiamo con una premessa: siamo su emulatore, siamo in 4K di registrazione, però il gioco originale ce l'abbiamo. Guardate quindi... che bello che è, guardatelo, guardatelo. Se non può dirmi, ma l'avete scaricato, piratato. No, in realtà, se uno ha un Nintendo 3DS modificato come il mio, riesce a convertire direttamente dal gioco originale il file per l'emulatore. Sì, stiamo utilizzando Citra. E quindi ragazzi, siccome siamo in 4K, non è così la grafica vera quando lo giocate sul 3DS, qua è upscalato. Esatto, al massimo, quindi lo vedrete nel miglior modo possibile. Ok, giusto per fare un recap veloce della trama, adesso ci troviamo all'interno di questo cinema che è in una dimensione parallela, giusto? Esatto, praticamente un giorno Joker durante una pausa a scuola stava dormendo e sognava un cinema, si risveglia, si mette d'accordo con i suoi amici per andare nel Mementos. E giornata normale fino a quando Mona, quando guidano la Morgana, macchina, Morgana impazzisce ed entrano praticamente in questo mondo e adesso devono in poche parole ritrovare Haru e Makoto che sono catturate da Kamoshida supereroe. Kamoshida che ritorna da Persona 5, ecco, ricordiamo, questo è un gioco comunque, è uno spin-off che però comunque è legato alla trama principale oppure no? Secondo me è considerato più uno spin-off. È più uno spin-off, ok. D'altronde io sono arrivato a un punto, come vedete, dove c'è anche Minako di Persona 3 che l'abbiamo salvata, l'abbiamo aiutata nel film di Kamoshida. Okay. Per adesso lei ci vuole aiutare a salvare anche Makoto e Haru. Ecco, ricordiamo poi che la particolarità di Persona Q è di riunire tutti i personaggi dei vari titoli di Persona. Cioè quindi... Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Esattamente, dai, andiamo, che sono curioso di vedere il primo mondo relativo a Kamoshida. Che è, com'è che si chiama? C'è Kamoshida che è diventato... Il Kamoshiti si chiama. Ah, Kamoshiti, Kamoshiti. Come dicono Kamoshiti. Kamoshiti. Sì, Kamoshita. Kamoshita, ok, basta, questi giochini di parole li lasciamo perdere. Ah, Kamoshida Square, ok. Ok. Ah, come vedete è un po' diverso dagli altri Persona, è in prima persona ed è praticamente un dungeon crawler, non c'è il solito gameplay della... Che qui mi viene da dire una cosa interessante, perché i primi Persona, il primissimo Persona uscito su era Sony così. PlayStation... Era così. Aveva questa impostazione durante l'esplorazione, era in visuale soggettiva. Mm. È stato nei seguiti che poi si è passati alla terza persona. In realtà... Persona Q è anche una sorta di omaggio al vecchissimo Persona, il primissimo Persona uscito su Sony, ancora Sony PlayStation 1 tanti anni fa. Vero. Che tra l'altro la cosa interessante di quel titolo è che avevano cambiato l'aspetto di alcuni personaggi tra la versione americana e quella giapponese per renderlo più appetibile. Mm. Ok, qui abbiamo la prima battaglia che ci troviamo a fronteggiare. Come sempre, potrei correggermi se sbaglio, il sistema di combattimento si basa molto sulle debolezze dei nemici. Esatto, cioè... in stile classico Persona, però in questo gioco non c'è il once more. Ah, però okay. Se riesci a beccare la debolezza, ti viene fuori un buff che il prossimo turno puoi usare un'abilità gratis. Ah, okay. Senza spendere HP o MP. In più c'è ancora però l'all-out attack. Se riuscite a trovare la debolezza di ciascun nemico e farli cadere per terra tutti, come al solito, potete andare di final okay. attack. Ok, quindi a differenza dei precedenti, qui c'è solo un non utilizzo di MP o HP per l'utilizzo di una tecnica quando un nemico viene stordito. Ok. Esatto, in più quella barra che vedi con le stelline serve per Futaba, che le spendi per usare delle abilità che ci può aiutare per ridarci vita o altre cose. Non è come nel 5 che andava a caso. Ok, ok. Qui ovviamente poi, come in Persona 5, è possibile controllare tutti i membri del party. Mm. Non è come in Persona 3. Esatto. Che potevi... Usi 5 personaggi in più, la particolarità è che se Joker muore non succede nulla. Puoi comunque continuare a combattere. Ah, ok. Non è considerato protagonista come in Persona 5. Cioè, il protagonista 5. Però non ti dà il problema. Che infatti secondo me era inutile, perché se muore Joker per forza deve finire la battaglia. Dammi certo. La possibilità di resuscitarlo. Sì, è sempre stata una meccanica che non mi è mai piaciuta nei Persona, ti dirò la verità. L'ho sempre trovata un po' troppo punitiva in certi casi. Ecco, poi un'altra cosa che volevo chiederti, tu che l'hai giocato meglio di me e lo stai giocando in realtà in questo periodo, quindi è una sorta di video semi-blind, potremmo dire.
Joker parla? No. No, non parla. E ancora non sarà il protagonist, però i personaggi, i protagonisti di Persona 3 e 4 parlano. Ok, 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 perfetto. Ah, eccolo qua. Loud Attack. L'animazione è sempre molto bella. Peccato vedere che le immagini in 2D che hanno utilizzato, a differenza del 3D, siano molto in bassa risoluzione. Sì, perché è passato per il 3DS. Ovviamente l'emulatore riesce a upscalare la grafica delle texture, ma non le artwork. Sì, sì, perché quelle sono proprio state inserite all'interno con una bassa qualità, purtroppo. Allora, questi qua sono i cosiddetti FOI, sono i nemici più forti del gioco, che per l'inizio vi conviene skippare. Dovete riuscire a oltrepassarli senza... Allora, io adesso devo disattivare queste luci qua per poter andare di là. Certo. Perché se entro nelle luci rosse... mi parte una battaglia in automatico con nemici difficili. Ah, ok. Quindi okay. In realtà la bellezza è un po' in Dungeons and Dragons, no? Di andare a esplorare in giro per trovare la migliore soluzione. Certo, certo. E stavo tra l'altro pensando che c'è anche Akechi con noi in questo momento della storia. C'è non vi diciamo Akechi. Niente su Akechi, però è un personaggio che, diciamo, si vede o non si vede in Persona 5 nel party. Eccolo lì. Mamma mia. Come faccio a passare io di là? Ah, quindi bisogna anche ingegnarsi su come... Cioè, sono tutti dei labirinti ovviamente generati casualmente, cioè non sono sempre uguali, o sbaglio, queste zone. Cioè sono procedurali i labirinti, non sono... No, sono prescriptati. Ah, sono ok, sono scriptati. Iceman Lexi Smiles. Allora, questi qua sono nemici rari, se riesci a sconfiggerli ti danno un persona. Ah, addirittura? Sì, e dopo li puoi fondere come al solito nel Velvet Room. C'è Igor oppure no? No, Igor non appare mai in Persona Q o anche Persona Q2, però ci sono tutti da Persona 3 in poi, tutti quelli del Velvet Room. Cioè Margaret, Elizabeth, Theodore e anche le gemelle. Le gemelle, ok, dai. Justine e Caroline, mi sembra. Sì, Justine e Caroline, sì, mi pare di ricordare di sì. Giustamente Persona 5 l'ho giocato oramai 2 anni fa, quindi dai. No, come attacchi mi sembra che davvero abbiano tanto i... Sì, perché in questo gioco devi capire che ciascun personaggio possono avere 2 persone. Ah, ogni praticamente la wild card funziona diversamente in questa dimensione. Cioè Joker, non è solo Joker. Esatto, Joker non può utilizzarne di più. Anche Joker può utilizzarne solo 2, non ne può utilizzare di più. Quindi ogni protagonista ha 2 persone che può utilizzare. Esatto, perfetto. Ogni personaggio. Ricordiamo che i persona sono, tra virgolette, le summon, tra milioni di virgolette, che i personaggi possono utilizzare in battaglia per combattere, appunto, per utilizzare i poteri che vediamo. Sono coloro che danno i poteri ai nostri protagonisti. Ok? 1 di danno, caspita. Sì, perché quei rari sono così. In più che altro quello c'ha anche lo scudo. Ah, ok, follow up. Il follow up cosa fa? È una meccanica che ti può venire e ti possono fare loro in automatico per un all out attack. Ah, wow, beh, comodo comunque. Immagino sia anche tanto tattico, bisogna molto è ragionare. Molto più difficile, infatti guarda quanto danno mi ha fatto gioco in un solo turno. Sì, e sono anche stannato. Anche strano vedere Anne utilizzare Garu, che è un'abilità di vento, quando lei invece con il persona che aveva di base aveva abilità di fuoco, quindi... Uso la mini recovery di Futaba, okay, in ogni caso, vediamo. Perché comunque io mi difendo con Joker perché non mi fido. Vedi che adesso... Con Minako c'ho il boost. Posso usare Giant Slice per fare il power up oppure pagare 0 per le altre abilità. Però vado di power up, perché siccome questo nemico c'ha lo scudo devo spaccarlo. Ah, ok, vai. Vedo che poi ci sono i soliti attacchi fisici che tolgono HP. Che quella è sempre stata una cosa molto strana dei persona, che gli attacchi fisici tolgano vita. A me piacciono in realtà. Tu tendi a usarli tanto. Io sì. Io invece sono sempre stato... Io ho uno stile di gioco molto conservativo, tra oggetti e comunque energia, soprattutto vita, mi piace averli sempre ai massimi livelli. Io, per dire, oggetti non ne uso quasi mai nei JRPG. Ecco, l'ho spaccato. Ah, infatti è cambiata anche colore, la skin. Esatto. Bellissimo. Stanno usando tutti dei personaggi, tra l'altro, che sono diversi dai loro base. Appunto, perché sto usando abilità diverse. E quindi, aspetta, una curiosità, cioè il persona base di ogni protagonista è lo stesso di Persona 5? Cioè, oppure sono tutti e due intercambiabili a piacimento, sono 2 wild card i persona? Non ho capito. Allora, vedete che sono ricevuto chimera. Sì, tu ti ricordi che in Persona 5
ognuno dei protagonisti, escluso Joker, aveva un suo persona sì. specifico. Allora, quelli ci sono. Ok. E sono intercambiabili. Sì, puoi, okay. puoi decidere di dargli chi vuoi e in più non devi neanche cambiarli durante il turno come in persona. Sono tutte le abilità ce le hai già disponibili fin da subito. Ah, ok, ok, ok. Sì, sì, no, la cosa che mi chiedevo è appunto se questi persona di base si potevano cambiare con altri persona differenti. Cioè, per dire, il persona di base di N, di persona 5, che le permetteva di fare... Vediamo un attimo i persona, ero curioso di controllarli un secondo per capire anche come era fatto il menu. C'è da dire che la grafica dei menu è sempre spettacolare, comunque. I persona, allora. I persona, sì, esatto. Vedi, allora. Vedi, a lui ho dato Ippon Datara, che qua si vede sì, un po' di meno. Sì, è un po' piccolino, sì, perché abbiamo tenuto lo schermo secondario piccolino. Ho dato Oberon a Joker. Oberon, ok. Puoi dare anche Futaba i persona, perché ci sono persona che hanno delle abilità di buff. E a lei gli ho dato Kelpie, che è fatto apposta. Quindi anche il Navi, in questo caso, è intercambiabile. Figo, figo, quindi... C'è una tattica maggiore anche per il personaggio che non combatte attivamente. Come al solito c'è il nostro amico Impusa. Impusa, è vero che c'erano anche i Devil May Cry. Sì, questi qua sono quelli che non ho assegnato e li puoi fondere comunque dal Velvet Room, dalle sorelle. Ok, figo, figo. Comunque mi piace che ci sia molta sia molto libero il sistema di gioco, il fatto che si possa assegnare tranquillamente i vari di Morgana e i vari persona a Minako. Dia. Io ricordo la prima volta che giocai a Persona 4 nel lontano 2009 con i nomi delle magie ci misi un attimo a imparare perché erano tanto diversi, abituato a quelli da Final Fantasy. Garu, Bufu, Agi mi sembravano cose a caso. È ancora là che gira? Ma che bello. Ma ha una TV in testa? Sì, è un robot tipo uno schermo. Comunque bellissima sta città di Kawashima. Perché fino a quando la luce è rossa non si può muovere. Se la disattivi però inizierà a muoversi. Ah, quindi la luce lo blocca in parole. Esatto, povere. Bravissimo. Okay. Però se entro nella luce come prima, mi becco i nemici. Ah, eccolo qua, questo è lo switch. Sì, ma non me ne frega nulla. Vediamo se posso andare di qua intanto. Nemici. Altri nemici. Vedo che comunque non sono presenti sulla mappa fisicamente, cioè sono proprio casuali. Sì, sì. Hai un contatore sotto che ti fa 3, 2, 1 e quando arriva il rosso significa che ti sta arrivando il nemico. Ah, ok, ok, allora dopo lo vedremo meglio. Comunque che bella sta battaglia. Io la preferisco alla Surprise, questa nuova di Persona 5. Addirittura? Sì, io questa qua in sottofondo l'adoro. Titolo della Battle Team te lo ricordi? Non mi ricordo più, cavolo. Vabbè, dopo magari la mettiamo. Sì, sì, ve lo non diciamo. Mi viene mente in mente adesso. Lo diciamo. Dai, forza, facciamoli fuori. Allora, in questi qua dovrebbe essere deboli a Bufu. Bufu, quindi a ghiaccio. Allora, quindi io con Joker non ce l'ho. Pulimpa, Medium Chance and Confusion. Ma sì, dai, perché no? Beh, perché l'abilità. Allora, siccome è a righe i nemici, sì, anche noi, li colpisce tutti. Non so. Ah, cioè, quindi sono in linea. Sì. Considerano la disposizione, esatto, sul campo di battaglia. Infatti, io ho messo Mona e Han dietro perché sono curatori, così si riprendono anche meno danno. Se sono. Quindi dietro ci sono due il front row e il rear row. Ok, due linee di schieramento, la linea, bravo, frontale e la linea, la retrovia, in sostanza, le retrovie. Ok, perfetto, questo è inedito perché non c'era nel persona originale. Ok, cioè nel persona 5, però immagino che in Q1 ci fosse già una meccanica del genere. Sì, è molto simile al primo. Ok, dai, andiamo a farli fuori, tanto immagino non siano eccessivamente bastardi. No, è bastardo qui. Sto sì. gioco. Sto gioco è veramente bastardo rispetto ai personaggi. Ah, in effetti vedo che va giù molto lentamente l'HP. Vero anche che io. Pulimpa! Io ho notato una cosa che persona. Perlomeno i capitoli principali della serie, il 4 e il 5, che sono quelli che conosco meglio, nelle fasi iniziali sono molto difficili. Una volta che livelli nel primo dungeon poi diventa un po' più semplice, però mi ricordo che le fasi in cui ho fatto più fatica, in cui sono morto maggiormente, sono state le iniziali. Sì? Sì, 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 sì. Vediamo sì. se posso fare un critico. Poi vabbè, mi è successo di crepare anche in modi stupidissimi perché riuscivano a fregarmi uccidendo Joker. Sì, è vero. E quello dà super fastidio. Comunque è bello che ti lasci, cioè ti fai la tattica per ogni personaggio, esatto, prima senza di fare già l'attacco. Sì, 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 esatto. Comunque per quanto ne dicano, combattimenti a turni che schifo qua, funzionano ancora bene.
Persona è l'esempio di quanto un sistema di combattimenti a turni ancora oggi potrebbe essere funzionale se ben sviluppato dal mio punto di vista. Ecco, il doppiaggio, tra l'altro, mi dicevi che non è stato fatto in inglese. No, non avevano il budget. Secondo me si aspettavano che questo gioco non vendesse tanto. Beh. Anche perché è un po' la fine del 3DS, diciamocelo. Sì, in effetti, come già dicevo anche nel video della versione giapponese, avere questo titolo su Switch forse sarebbe stato meglio da un lato. Ma secondo me perché l'avevamo iniziato già troppo prima. Sì, sì, è vero, è plausibile. Poi considerando che avrebbero dovuto rifare le grafiche da zero e tutto. Ah, non posso andare. Allora, queste qua sono le scorciatoie che ti fanno andare da una stanza all'altra, però mi sembra che devo andare dall'altra parte per poter attivarla di qua. Quindi per forza devo usare questo e vediamo cosa possiamo fare. Ah, oh! Si è attivato il mio amico. Ah beh, si è calmato, dai. Va a ridere come si muove, però posso dirlo. Devo andare di là. Ah, ho capito cosa devo fare. Devi eluderlo in un certo senso. Penso di sì. Ah, ma lui si muove a seconda del tuo movimento, tra l'altro. Sì, sì, esatto. Ah, pazzesco. Quindi devi eluderlo in base ai movimenti che fai. Ok, carina come cosa. Ma la mia domanda è dove devo andare? Qui, forse. Ma qua ci sono già stato. Quella però è chiusa. Sì, proviamo ad andare da questa parte, vediamo se c'è altro. Ah, probabile. Qua, secondo me, non c'eravamo stati, sai? Non sì, perché era per questo che dovevo andare qua, scusate. Sì, succede, dai. Adesso, questo è quello che dicevo prima, è la scorciatoia che mi fa andare di là per attivare lo Switch. E lo dice anche N, infatti, ho visto. Ecco, adesso vado di qua, mi tocca riandare di qua. Glory to God, Justice. Mamma mia, che scritte particolari. Allora, qua ci dovrebbe essere un tesoro. Però, scusa, c'è la pubblicità, aspetta, della macchina, con scritto Vroom Fine, è una giapponesata. Aspetta, non si vede. Non riesco. È un tesoro. Tesoro, sì, sì. Escape Book. Allora, praticamente quando vai dopo di nuovo nel cinema, perché lo scopo del gioco era ritornare indietro alla base molte volte, non è che puoi andare sempre dritto dentro. Certo, sì. Vai a parlare con Theodore, gli dai tutte queste item e ti crea le armi e le armature. Tutto e lui ha creato. In più ti danno anche i soldi, quindi... Yen, sì, ok. Sì. Non c'è ovviamente una città da esplorare. Vedi come ti facevo vedere prima, che adesso siamo uno, adesso prima farò due passi e partirà la battaglia. In più, se completi al 100% l'area, puoi sbloccare un tesoro che rimane sempre chiuso fino a quando non fai. Ah, carino. Quindi il gioco premia se esplori tutto. Certo, questo non avevo dubbi. Ma già anche... Oh, c'è un poliziotto lì. Anche i persona precedenti, nei Mementos. No, di nuovo questi! Nei Mementos mi ricordo che... visitare tutto, esplorare per bene la zona creata proceduralmente. Ah, ho trovato già la debolezza. Zio, sono riuscito a dirlo giusto? Trovavano tanti tesori, soldi, eccetera, quindi conveniva. Cioè, Persona è sempre stato un gioco che ha premiato l'esplorazione di base. Dai, addosso, su, vediamo di farlo fuori in fretta. Magari dai ragazzi, questa ve la tagliamo così non vi annoiate a rivedere la stessa cosa. Bene, li abbiamo fatti fuori, vi abbiamo... Oh, Hackett! Gli abbiamo saltato tutta la battaglia perché sarebbe stato un copia e incolla di quella precedente da rivedere, anche se da giocare è sempre divertente. Le battaglie in persona, io devo ammettere che nonostante siano frequenti, non mi hanno mai annoiato di per sé. Cioè si fanno giocare le battaglie in persona, non sono pallose, perché lo sfruttare le debolezze, il ritmo che hanno... C'è qualcuno, allora, un uomo che ci sta guardando. C'è un uomo di guardia che ci guarda. Guardando. Esatto. Dov'è? C'è un poliziotto. Infatti, che ci fa un poliziotto qua dentro? Perché nel mondo è uno che lavora per Kamushida poi. Ah, che naso ha! Non mi sembra che stia facendo la guardia. La guardia qualcosa di particolare. Perché sta proprio lì? Beh, magari se ne sta fregando del lavoro. Sembra il tipo. Sembra un pigrone. Non tutti sono come te, Skull. Ehi! Lasciate stare, guardate, c'è una... com'è che si chiama? Un buco? Un'apertura, tipo... Sì. Un tombino. Ma cosa stanno facendo le riparazioni nel sottotono? Fa troppo ridere che il tombino in inglese sia manhole, buco umano, buco dell'uomo. Buco del culo, però, avanti. Sì, ma non vi sembra che lo stia... Sorvegliando. Ci sono tipo dei cavi di elettricità. Questo è il piano che adesso utilizzeranno per riprendersi indietro le due ragazze. Avrebbe senso. Dopotutto non starebbe lì senza motivo. Beh, se c'è una possibilità, perché non andiamo sotto a dare una controllata? Beh, per prima di tutto dobbiamo però risolvere il problema del poliziotto. Cosa dici, Joker? Dai, vabbè, let's take him out.
Sì, passi con la testa. Sembra anche a me la strada più veloce. Piano, proporrei un'altra idea prima. Dopo che lo facciamo fuori, perché non ci prendiamo il suo uniforme? Sì, per fate, ve la dividete in 10. Cosa, dobbiamo spogliare il poliziotto? Ma perché? Se dobbiamo prendere quella statua, che è la statua di Kamoshida, sì, che sì, sì, gli dà il potere al supereroe, certo, dobbiamo prendere le sembianze di una delle guardie a un certo punto. Sì, sì, poi dice che probabilmente ci saranno altre guardie, sì, da qui in avanti. Sì, quindi stanno spiegando il loro piano, più che altro andiamo avanti veloci. Sì, per sì, non... per non annoiarvi, in sostanza stanno cercando di organizzare. Infatti lasciamo piano fare tutto a Minako, io l'adoro, io e lei è una protagonista fatta quindi da le fanno vestire da poliziotta, ok. Ok, vabbè. Sì, perché lei è il contrario della versione maschile del protagonista di Persona 3. Lei è molto vivace, si molto vede, simpatica, molto sociale. È il contrario di Minato. Esatto. Che adesso si chiama You're on the Force. Possiamo decidere noi. Lui, ma voglio io. Voglio indossarla io. Lei, no, no, lasciamola lei. Lasciamo la nostra un po' per il fetish della poliziotta. Che piace tanto ai giappi. Ah, dice che sta pensando. Sì, perché lei vuole diventare anche lei una Phantom Thief quando ha scoperto. Perché lei giustamente viene dal passato. Certo, sì, lei sì. Lei viene sì, dal 2008. Dal 2009. 2009. Nella 2009. Sua versione. E Futaba di là. Ok, sì, siamo ready, con... Joker, let's get this done. Dai, che bello vedere Futaba così. Ah, personaggi sospetti. Siete tutti sotto arresto. Così, perché stiamo girando. Ma chi siamo vestiti da ladri, in effetti? Guardalo. Ah, dobbiamo proprio sconfiggere. Sì, ce ne appaiono tre, quattro poliziotti. Wow. Ah, questi nemici qua, me li ricordo. Mm-hmm. C'erano anche in Persona 4. Sì. Nel dungeon di Kanji, se non ricordo male, e in quello di quello finale, che non vi diciamo di chi è. Mm. In quello finale. Vai, vai, vai. Dai, fuoco e luce, cavolo, non ho Keiichi dietro. Oh, però male. Quindi sarà difficile. Adesso vediamo. Comunque io direi che a questo punto, ragazzi, in realtà possiamo fermarci anche qui, perché sì, è stata una un semplice un first look molto veloce di quello che è Persona Q2. Speriamo vi sia piaciuto. Se voleste vedere un video un po' più ordinato riguardo il gioco, possiamo portarvelo, non è assolutamente un problema. Questo era un modo, sì, un po' per riassumervi e vivere con voi questo gioco e le sue caratteristiche. Fateci sapere se vi piace, fateci sapere se l'avete acquistato. Potete sempre venire sul nostro Discord, di cui vi lasciamo il link in descrizione per chiacchierare con noi a riguardo. E noi ci vediamo a un prossimo episodio, sempre qui su Two Times Nerd. Buona serata, ragazzi. Buona serata, ragazzi.